Ciao a tutti e benvenuti a un nuovo video dell'Impero delle Tenebre. Sono Kyo e oggi voglio mettermi a provare un altro dei simulator che sono stati resi disponibili gratuitamente per gli utenti Extra Premium nel catalogo giochi del Plus. Infatti, dal 18 giugno possiamo scaricare versione PS4 o PS5 Police Simulator Patrol Officer. E sorprendentemente anche in italiano. Possiamo fare la nostra fantastica carriera, oppure... Ok, no, il DLC in realtà è soltanto una macchina, c'è solo un DLC. Vediamo un po'. Ah, dai, c'ha un paio di cose per l'accessibilità. Proviamo. C'è da dire che effettivamente avevo già provato vari altri simulator, tra cui il Car Wash Simulator, quello del tagliaerbe, che era inquietante, era veramente troppo realistico. Construction Simulator, che devi fare l'operaio. Questo almeno potrebbe essere d'azione. Possiamo scegliere il personaggio, che non solo ha un bio. Ok. Perché l'unico non sposato è quello di colore? Però io voglio giocare con Frank Miller, che non è l'autore dei fumetti, però insomma. Ok, perché poi no. Ah, vediamo anche le ragazze. Emma Davis. Ok, non c'è. Cioè, sono tutte sposate tranne una. Quindi mettiamo casuale, tutorial sì. E vediamo un po' come si gioca. Perché l'idea in sé è interessante. E non è il primo gioco in cui fai il poliziotto, anche cioè dai tempi della PlayStation 2 che c'erano i simulatori di poliziotto. C'era anche il gioco di squadra speciale Cobra 11, che era una di queste cose, ma in versione brandizzata del telefilm. Tanto posso scegliere solo questo distretto. Quindi andiamo a fare la chiamata per i parcheggi irregolari. No, io non voglio accedere. C'è anche l'online. Ok. Cavolo. Per entrare in partita ce ne vuole, non è così immediato, ma appunto è il tipico gioco che, essendo un simulator, non credo voglia essere minimamente realistico, cioè vuole essere anzi troppo realistico, non vuole essere arcade. Posso anche personalizzare i vari pezzi del corpo e qua già vediamo il piccolo problema della versione italiana, che probabilmente in inglese o altre lingue ci sta in quello spazio, nella nostra invece non ci sta, e quindi c'è la sovrapposizione di caratteri perché nessuno ha pensato di allargare o di fare una specie di abbreviazione, no? Facciamo una traduzione, non ci sta, vabbè, chi se ne frega. Già questo è un po' un punto a sfavore, come il fatto che non mi spiega minimamente dove devo Hello, andare. officer.
It's your first day on the job, Cioè, and ci your arrivo first per shift is to issue forza. parking tickets, so be on the lookout for vehicles violating parking regulations. Ok, Be partiamo on dal your guard, show multare i presence when you veicoli. encounter other Perché non violations. ricordo se avevo Always remember to have visto reasonable qualche suspicion gameplay di before you detain questo o someone, di and un probable altro cause with sufficient simile, evidence before making an in cui arrest. dovevi Now, poi some anche days are better than the fare others, and i remember, fermi alla every day is gente che different. sembrava Good luck. sospetta, Thank you, officer. I'll keep that in cercare mind. dei latitanti, andare appunto in giro a, per così dire, fare le chiamate con... Ok, si esce da qui. Diciamo fare le chiamate in cui devi poi anche avere delle scelte su come reagire, su come comportarti. We've been getting a Ok. lot of calls concerning the parking situation over the last few days. Will you keep your eyes open, officer? Perché? Ok. Sì, era una cosa simile. Let me see your ID, please. Sure, officer. Ok. Here you go. Lei ha attraversato irregolarmente, quindi noi le vediamo la, diciamo, la carta d'identità. Facciamo gli abusi della polizia. A manettare non credo. Ispezioniamola. Kindly allow me to frisk you in case you have any illegal items. Così, dal nulla, perché ha attraversato la strada. Ok. Noi gli facciamo la multa. Attraversamento irregolare. Siamo dei pezzi di merda o gli facciamo solo il I'll richiamo, let you dai. go with just a verbal warning for this one. Many thanks, officer. All right, you're free to go. Enjoy your day. Ok. E mi ha dato dei punti in meno? Ok. E non ce l'ho una volante? Posso correre? Ci devo arrivare a piedi, non ho capito. Ok, la cosa del partner è solo multigiocatore, quindi non posso avere un partner della controllato dalla IA. North Point, come North Point è questo, quindi probabilmente devo trovare una qualche macchina da multare. Devo controllarle io. La testa gigante, dove cazzo è? Lì. Ah, quella è una testa gigante. Sì. Questo è gioco molto molto tedesco, ya. Ok, possiamo veramente molestare la gente. Tra l'altro il gioco, comunque, vabbè, non è un gioco da PS5. Il cielo è un JPEG sparato lì. Però comunque è molto meglio di quello che mi aspettavo, considerando che pesa 4 giga. Valid, valid. Qua. Expired. Perché non mi fai fare le cose? Interagisci. Ok, ah, parcheggio scaduto. Ah, potrei mi sa controllare anche la targa? Vabbè, ormai quello ho fatto. Dato che me la devo fare a piedi. I personaggi sono veramente dei pezzi di legno. Ok, non era un cappello, ha la cresta. Ok. Che boh, fa strano.
Io attraverso quando voglio, sono un poliziotto, posso. Io posso. Questo direi che è un parcheggio irregolare. E non posso fare altre interazioni. Le stesse cose. Insomma. Boh. Che non so se sia. Sì, lì c'è il coso. Dai. È che effettivamente non avendo una linea guida, se non quella di sapere per forza com'è che funziona la legge, Can you io send a tow chiamo truck to my current location? I have a vehicle here that needs towing. subito Tow truck will arrive at your location shortly. la CP con meno punti. Probabilmente ho sbagliato. Allora voglio vedere qua la manovra che fa. Pum, così per magia non scende. Quindi le animazioni degli altri personaggi sono molto limitati. Probabilmente dovevo fargli solo una multa perché era nel punto sbagliato invece di mettersi qua. Si è messo più avanti. Anche perché io dovrei fare delle multe. E invece sto tipo facendo cose. Allora, è meglio di quello che pensavo. È meno tamarro. Però questa è. No, ho sbagliato, però capire. Capire effettivamente cos'è che dovrei fare. E metti multa per parcheggio. Do a North Point, che è un po' tutta sta zona. Però non hai un obiettivo specifico. E oggi che giorno è? Devo guardare anche se appunto è il momento giusto. Ok. Non c'è specificato quanto dura. Questo che ha fatto? Would you show me your ID, please? Okay, No, officer. fermare There you go. l'uomo di colore tra tutti quelli che hanno attraversato. Facciamogli la perquisita. Hands in the air and let me frisk you. Che non ho notato a cosa mi è stato, diciamo. You're good to go. Bye. Ho di nuovo preso, pam, dei punti in meno. Ma devi notare davvero all'istante cosa hanno fatto. Hanno attraversato male. Avevano qualcosa di strano in mano. Allora. Ok,
e cioè devo fare tutto il mio turno. Controllato l'ID. Ah, lo stato di D era scaduto? Avrei potuto dirgli qualcosa. Cioè, davvero, è un po' tanto simulativo anche perché devi conoscere le leggi che devi far applicare. Fare un controllo a una persona cosa vuol dire? Devo controllargli tutto perché ha attraversato sulle strisce. Ma era ancora rosso e quindi gli posso fare la perquisita, posso andare a controllargli i documenti e fargli chissà che. Non è molto chiaro. Considerando che questo dovrebbe essere il tutorial, a parte la macchina che è praticamente. O sprofonda da un lato o ha veramente le gomme a terra. Io stavo per morire, ma non puoi probabilmente morire. Un'altra persona con la cresta, perché naturalmente sono un tot di stock di personaggi, di asset predefiniti, buttati così. Devo controllare probabilmente io a mano se c'ha la targa, se c'ha le cose giuste. Diciamo che i punti di interazione con i veicoli non sono proprio funzionali. Qualcuno ti ha salutato, ok, forse quell'altro mi aveva salutato, poi l'ho perquisito e aveva anche i documenti scaduti, ma l'ho lasciato andare, ho preso meno punti. Boh, mi lascia un po' basito, facciamo la mula da questo. Diciamo che è proprio un simulatore di poliziotto da, chiamiamolo, la recluta a quello che poi potrebbero essere. Quello là aveva sicuramente una macchina con dei problemi, ma non è mio compito. Adesso io devo fare le multe. In realtà io adesso esco. Allora, non è un gioco che fa per me, ma sicuramente può essere interessante. Considerando la media delle produzioni di questi vari simulator, che cercano di essere realistici, in realtà lo sono, perché anzi hanno delle meccaniche molto complesse per guidare i veicoli, per fare determinate azioni, però deve piacere. Sicuramente non rientra nel mio mood, cioè io avrei preferito una cosa alla True Crime o Sleeping Dogs, in cui appunto sei il poliziotto che però deve fare magari dei compiti basilari un po' tipo tutorial, ma poi c'è la trama d'azione, c'è l'action, chiamiamola così, in cui fai sparatorie, inseguimenti. Questo è proprio il simulatore di poliziotto che fa la ronda. Un po' tipo Rookies, non so se conoscete il telefilm che io apprezzo abbastanza, però già anche lì poi sfocia in dei compiti un pochettino più interessanti. Diciamo che la prima stagione, quella molto introduttiva che ti fa appunto vedere la vita del poliziotto di quartiere, quello. E anche di quartiere in realtà, perché comunque il fatto di sì, fare le multe, fermare la gente, come ti devi comportare nelle liti domestiche, quando c'è la chiamata per diciamo della gente pericolosa, e
Può essere interessante. Naturalmente ci arriva per gradi questo gioco e farmi delle ore di gioco a mettere la multa e controllare se il parchimetro è a posto e così via mi ammazza. Quindi no, non penso di continuare a giocarlo, però ripeto, per essere un giochino vecchio, perché è uscito un paio d'anni fa per PC. Su console non ne sono sicuro, però comunque Patrol Officers, perché appunto di Police Simulator ce ne sono diversi. Era un titolo, vediamo se lo trovo quello giusto, del 2021, quindi ormai appunto a 3 anni. E ripeto, però per essere vecchiotto riesce comunque ad avere ancora il suo fascino, e probabilmente magari è uscita anche una versione più recente, ma non è che mi interessi, anzi, posso farne tranquillamente a meno. Avendocelo però gratuito grazie al PlayStation Plus per gli utenti appunto extra e premium, magari qualcheduno può trovarlo interessante da giocare in quest'estate, soprattutto perché è un gioco, ripeto, che già dall'inizio si vede che è molto lento e quindi richiede il suo tempo per essere giocato. Io personalmente non riesco più ad apprezzare questo tipo di simulatori, troppo dispendiosi diciamo in quantità di tempo richiesto per fare cose abbastanza banali e che io personalmente ormai fatico a trovare divertenti. Ripeto, ci sono altre tipologie di gioco che secondo me funzionano molto meglio. Quindi, ad esempio, adesso dovrebbe uscire cioè adesso dovrebbe uscire un gioco chiamato The Principle, una sorta appunto di GTA, però dal lato della polizia. E quello mi intriga perché ha una trama, dovrebbe avere appunto missioni stratificate con diversi compiti, chiamiamoli minigiochi e così via, che mantengono vivo il mio interesse. Il pensiero di tornare a casa dopo una giornata di lavoro e mettermi a fare il lavoro del poliziotto virtuale fermando la gente, tipo all'uscita del supermercato o di un centro commerciale per vedere se portavano delle armi. E non è proprio la cosa che mi viene in mente, o appunto passare tutta la mattinata a fare multe in giro nel quartiere. No. C'è naturalmente chi questo genere di giochi lo apprezza molto. È anche della gente che secondo me ha delle conoscenze, perché alcune cose mi sono abbastanza oscure su cosa avrei dovuto fare, perché il tutorial non ti spiega quasi niente, ti indica delle cose da fare, però l'interfaccia, le varie opzioni che ci sono anche fermando la gente per strada, perché non è che puoi interagire solo con le cose che devi fare, quindi strutturato diciamo a step in cui devi riuscire ad andare avanti. No, tu sei libero di fare quello che vuoi in giro, devi fare il tuo compito, devi però prestare attenzione anche ad altre cose e agire di conseguenza, solo che non te lo spiega, cioè bisognerebbe fare un'intera run per capire tutto il meccanismo di gioco, per poi farne una seconda e iniziarlo appunto da capo, avendo la conoscenza di quello che puoi fare, che mi sembra una cosa allucinante. Perciò per me è bocciato. Non è un titolo orribile, ho visto di peggio, tipo quello del tagliaerbe, che mi volevo suicidare, però diciamo che è molto particolare, non è certamente un gioco d'azione. Se vi aspettate di fare gli inseguimenti e sparatorie, fare le eruzioni nei covi delle bande dei trafficanti di droga, no, no, non è questo il gioco, però
ha il suo perché. Quindi provatelo se avete il PlayStation Plus, che vi permette appunto di scaricarlo gratuitamente, dategli un occhio, ma non aspettatevi chissà che. È un gioco molto lento, molto simulativo, molto complesso, che però già solo per il fatto che è stato tradotto in italiano, non sempre benissimo, però comunque è stato tradotto, lo rende molto più giocabile di tanti altri simulator. Perciò anch'io appunto gli ho dato una possibilità, però mi sono subito reso conto che non fa per me. Detto ciò, quindi io come al solito vi ringrazio per avermi seguito sin qui e vi invito a iscrivervi al canale. E se volete lasciate anche un commento per dire la vostra, se apprezzate questo genere di giochi, se avete giocato questo Patrol Officers oppure magari avete appunto apprezzato di più altri giochi di questa serie. Perciò lasciamo un po' così nei vostri commenti per farmi sapere la vostra e io direi invece che vi saluto e vi aspetto al prossimo video.